Lunedì 4 maggio 2020, Fuerteventura, vi porto a fare la spesa al Mercadona, Las Honduras di Puerto del Rosario. Show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere. Questa è l'entrata del Mercadona, è un po' come l'Iper in Italia, chiaramente più in piccolo qui. Ma devo dire, ragazzi, che è molto completo. Vi faccio vedere anche la benzina oggi. Ragazzi, siamo appena arrivati, ve lo devo far vedere. Guardate questo Toyota Land Cruiser. Mamma mia, ragazzi, targato Tenerife, è qualcosa di esagerato. A Fuerteventura vanno un sacco di moda questi Land Cruiser qua. Vanno davvero tanto di moda. È bellissimo, è un restauro totale. Ma andiamo a fare la spesa. Il carrello della spesa qua al Mercadona è gratis, cioè non dovete metterci dentro la monetina. Molto comodo, c'è anche un gran parcheggio. E avete mai visto un supermercato vista mare? E il mare è dietro. Ecco, andiamo davanti, adesso il tipo che c'è lì ci disinfetterà il carrello, nel mentre io sto continuando con i guanti. Ma la mascherina non è obbligatoria, come vedete questa ragazza qua non ce l'aveva. Ecco, vedi, adesso il ragazzo all'entrata dà dei guanti e ti disinfetta il carrello. Eccomi qui. Mi hanno dato dei guanti e mi hanno disinfettato il carrello, la parte dove tocco, e anche i miei guanti me li hanno disinfettati. Oggi non è un video inerente a quello che si vende a Fuerteventura, però ecco, voglio giusto spiegarvi un attimo come va. Vi faccio vedere il caffè decaffeinato, 4,15 che devo comprare, me ne compro due. Oggi sono qua per comprare un sacco di acqua. La macelleria è chiusa. Ecco, ragazzi, qui solitamente è pieno di carne, la macelleria è chiusa, vendono giusto due cose, gli insaccati, formaggi, tutto ciò che insomma è già stato confezionato. Andiamo a vedere se anche la pescheria sta vivendo la stessa cosa. No, la pescheria è aperta. Riesco a farvi vedere il polpo 9,50 al chilo, il calamaro 12,75 al chilo, salmone 8,95. Insomma, ragazzi, un po' di pesce fresco c'è, ma non tantissimo. Qua, ragazzi, macchina carichissimo, sudatissimo. Sono le 2:30 e ci sono oltre 30 gradi in questo momento. Immaginatevi con i guanti, guardate il sudore sotto, non è neanche molto bello da farvelo vedere, ma è per farvi capire quanto stiamo sudando, e la mascherina. Vi faccio vedere questi due scontrini che abbiamo appena fatto. Allora, uno è di 68 euro, lo vedete, ecco qua davanti a voi, e l'altro è di 52. Praticamente per riempire il carrello ho fatto un po' di difficoltà farlo con uno solo, ho dovuto farlo con due. Velocemente vi dico che ho comprato dei boccioni d'acqua, ne ho presi 10 da 8 litri, quei boccioni che vi spiego sempre. E poi quelle che vedete qua dietro è l'acqua Bronciales, che è molto buona, sono bottiglie da 2 litri, quindi ogni cassa 12 litri. E di lì ho preso 13 casse nella prima parte e 11 nella seconda, quindi per un totale di 24 casse. 24 casse di acqua da 2 litri l'una, 10 boccioni da 8 litri, ho preso 8 pacchi di caffè Nespresso, quelli che vedevate prima, quindi ogni pacco è 16 cialde, ho preso 3 scatole di gorgonzola, italiano chiaramente, e ho preso anche 4 pezzi di provolone da 200 grammi l'uno, della Zanetti. Ho speso un totale di 120 euro, quindi valutate un attimo voi con i costi italiani come vi sembra, come non vi sembra. Anche oggi il nostro video finisce qua, vi ho portato in esterna, vi ho fatto vedere velocemente l'isola e adesso vado a casa, perché sennò mi va male il formaggio con tutto il caldo che sta facendo. Ciao!